le risponda, lei, allora. Lei può fare qualsiasi domanda. Le risponda. Lei può fare qualsiasi come domanda. Come mai uno vale uno e come mai oggi Grillo cambia idea su Rodotà? È un fatto politico questo. Lei fa politica. Lei può fare qualsiasi domanda con l'atteggiamento da persona educata. Lei dice allora, maleducato, maleducato, voi che avete deriso non, tutta la stampa italiana, vergognatevi. L'educazione deve imparare a lei, non i giornalisti. L'educazione io la sono deve imparare qua, lei. Io sono qua. E non risponde però. Allora, perché non, non rispondete. C'è nessun... Lasci il tempo di rispondere. Prego. E se risponde invece di stare a fare. Forza, avanti, risponda. Come mai? Se in sei mesi avete cambiato idea su Rodotà? Allora, avete cambiato idea. Rodotà è una persona che ha difeso il referendum sull'acqua, che li ha scritti e tutti quanti abbiamo partecipato a far sì che quei referendum vincessero. Per noi Rodotà è una persona credibile che ha difeso i beni comuni. Se poi anche, come Rodotà delle volte aveva dichiarato delle cose sul Movimento 5 Stelle, noi siamo un movimento aperto, democratico, basta pacifico. Idea, no? Basta essere d'accordo con voi, sono tutti bravi. No, le pensioni d'oro non contano più. Contano, perché noi nel nostro programma e progetto al di là di Stefano Rodotà vogliamo il tetto alle pensioni d'oro. Non si guarda in faccia a nessuno su questo. Quando si lavorerà la legge elettorale? Senta, ma... Abbiamo un presidente della Repubblica che è Stefano Rodotà. Abbiamo offerto un presidente ottimo a questo paese, anche dell'area di sinistra, della sinistra indipendente, che difende i beni comuni. Non c'è stato né alcun motivo per cui loro non l'hanno votato. Hanno preferito accordarsi con Berlusconi, con il marchio di Giorgio Napolitano. Però Napolitano è sempre stato molto amato. Da chi? Dall'Italia. Dall'Italia. Io non ho mai visto in un paese un presidente che venga eletto per due volte. Una volta gli fu chiesto a Ciampi e Ciampi disse non se ne parla proprio. Secondo me oggi, ma è una riflessione veramente personale che la dico in modo molto tranquillo, Napolitano avrebbe potuto dire c'è un presidente che viene anche dell'area nostra di riferimento, secondo me potrebbe andare bene Stefano Rodotà e avrebbe suggellato una fine veramente ottima della sua presidenza. Scusa un pochino, non crede che sia abbastanza pericoloso chiamare milioni di persone davanti a Montecitorio nel bel mezzo della presidenza della Repubblica? Ti dico che io sto parlando di occupazione democratica da parte dei partiti, delle istituzioni. Fondamentalmente quando i partiti fanno i propri interessi a discapito della collettività, colpo di Stato è un modo forte e solamente per far comprendere quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo, lo dico in modo semplice, è l'occupazione del paese in modo democratico da parte dei partiti che continuano per esempio a prendersi denaro pubblico come rimborsi elettorali. Non voglio cenere di un passo, non fanno partire le commissioni, sono loro. Ma non crede che una parte dei cittadini possa non capire la provocazione dietro l'espressione colpo di Stato, ma andare al nocciolo della definizione? Abbiamo una rete di cittadini che si confronta costantemente in internet, che si confronta costantemente in piazza. La nostra comunità è molto più cosciente e sapiente di quella che tu, di cui tu parli, di quello che pensi. Quindi io sto dando dei giudizi. Così. Ma, scusa, abbiamo Rodotà, non c'è Bonino. Temi dei problemi di ordine pubblico oggi o secondo te non ci sono? No, secondo me non c'è nessun problema, non c'è nessun... Dalla rete, vogliamo dirlo? Certo, Stefano Rodotà è stato eletto dalla rete, non è il candidato del Movimento 5 Stelle. Già prima del Movimento 5 Stelle c'erano molti, come ha dichiarato Stefano Rodotà, che avevano fatto gli appelli per candidarlo alla presidenza della Repubblica. Noi abbiamo votato e la rete ha deciso questo candidato, che noi abbiamo portato con serietà e fedeltà fino in fondo. C'è anche Bonino tra quei nomi, perché ignorata? Non è ignorata, è che ha accettato, è arrivato molto dietro, e c'è stato Stefano Rodotà, è il nostro candidato. Lo sapremo mai? Quindi questi è il Quirinale del...